scusami. Basta, deve finire questa discriminazione. Deve finirla. Guarda, come mi ho infatti in corso, sono stata anche discriminata in un luogo pubblico, in un'azienda ospedaliera. Mi capisci? Cosa vuol dire questo? Se io tornavo a casa e morivo per le scale, solo per il motivo di non essere accettata per quella che sono. Un ex uomo diventata donna, che lo Stato mi ha riconosciuta una donna. Ho tutti i diritti sociali. Vedete se c'è il letto libero, disse l'infermiera donna vicino all'infermiere maschio. Dice: ma non ti macchisti, io volevo morire, era meglio se sarei morta. Mi devi credere, la salute non ha senso, non si devono fare queste discriminazioni. E poi che cosa è successo? È successo che ho dovuto mettere la firma per andarmene da quel reparto, perché quello è un reparto transfobico. Mi devo sentire da due malati. E chi è chi sta nome in affema a Roma ti macchist? Io sono sposata. È successo con un'altra trans che l'hanno spogliata nuda davanti a tutti, senza avere rispetto, quei sorrisi ironici, quella cattiveria che hanno, che poi tu sei un operatore sanitario, non sei un pingo pallino qualsiasi. Allora già mettere a chist, mio marito voleva morire della vergogna, è stato troppo una persona civile, perché noi ci riteniamo persone civili prima di essere transessuali. Siamo persone civili. In questo momento dovrei stare in sala intensiva, dovrei stare in ospedale, in reparto cardiologia. Loredana Rossi dell'associazione ATN, mio marito, dice: Nunzia, ti accompagniamo noi, ti portiamo in un altro ospedale. Mi è venuta la fobia di andare all'ospedale, perché non ti trattano da esseri umani, ti trattano peggio delle bestie. E specialmente a noi transessuali, per loro siamo dei fenomeni, siamo delle cose strane. E stiamo parlando di un'ischemia al cuore, non stiamo parlando di un raffreddore. E infatti il dottore del pronto soccorso giù, persona gentilissima al di là del ruolo che lui ricopre, disse: signore, vuole così si faccia ricoverare in un altro ospedale. Perché lo sanno loro che hanno dei precedenti su questa cosa. C'hanno questa cosa di discriminare i transessuali, oppure guardarle e dire: oh, è femmina. Cioè, che serve questo? Io anch'io ho il diritto di essere curato, come tutti gli esseri umani. È grave che ancora oggi succede questo. Guarda, io sono 11 anni che ho costituito questa associazione e non ti racconto quante trans che stanno ricoverate in ospedale che mi chiamano: Loreta, corri, ma non mi si dà una stanza dei maschi. E in 11 anni ci sono stati tanti casi. Quante volte ho dovuto correre agli ospedali e a parlare con il primario per sensibilizzarlo sulla questione. E ancora è successo ancora oggi a San Giovanni Bosco con Nunzia. È una cosa grave, perché qua si lede la dignità e la salute della persona. Noi faremo proprio una denuncia insieme alla nostra presidente, che è una legale, Eliana Capurro. Faremo una denuncia proprio alle autorità e vogliamo sapere chi sono i responsabili di questo terribile fatto accaduto, perché è vergognoso. Si dovrebbero vergognare queste persone, si dovrebbero vergognare di essere loro esseri umani. Io ho 20 anni di strada, mi sono prostituita per 20 anni, mi sono sposata, vedi, questa è la mia foto del matrimonio.
e non devo dire grazie a nessuno, devo dire grazie a me stessa. E finché ho la forza, queste cose non devono succedere più. Siamo esseri umani, maledetti. Loro non sanno cosa vuol dire essere sputati in faccia, essere trattati peggio delle bestie.